nobile per poter condividere un patrimonio, che però appunto l'università è mantenente, abbiamo un patrimonio importante e la finalità è quella di condividerlo, che il prestito è sicuramente una delle cose migliori. E questo mi preme anche dire che questo appuntamento, non fa altro che consolidare un rapporto tra i civici e l'università e l'Ateneo, che ormai è da anni insomma, che va avanti, un rapporto sempre più solido, che devo dire, ecco, la forma di collaborazione è una forma di collaborazione che abbraccia diversi aspetti e diversi ambiti, cioè si va dalla didattica, e i musei civici sono parte integrante dei nostri percorsi universitari e quindi del programma d'esame, quindi non manchiamo mai di permettere ai nostri studenti di poter entrare in diretto contatto con le opere d'arte e quindi visitare i vostri musei, non soltanto, ma abbiamo anche in passato organizzato cicli di seminari finalizzati ad una apertura del territorio, quindi che hanno visto al centro gli artisti, che sono stati fondamentali per gli studenti, ma per la comunità tutta scientifica, tutta. Per cui un rapporto che continua ad andare avanti, e quello che ci auspichiamo è anche di pensare per il futuro ad un patrimonio museale condiviso tra università e comune, che una solida collaborazione ancora più potrà portare dei buoni frutti. In questo caso, ripeto, mi complimento con i curatori per aver pensato a questo aggancio importante che coinvolge veramente anche la nostra isola e il nostro percorso di ricerca insolito, ma perché insolito è così diverso, unico e specifico, ha bisogno ancora di più di essere spiegato e raccontato. Quindi il nostro Rinascimento ha avuto un percorso diverso rispetto all'evoluzione del Rinascimento nel resto d'Italia, e quindi a maggior ragione ovviamente ha bisogno di ancora più strumenti per essere spiegato e raccontato. Per cui abbiamo prestato due delle opere più importanti della collezione di Pironi, che sono l'opera di Diogo Maynas e l'opera appartenente alla, che insomma è stata prodotta verosimilmente dalla Bottega dei Cavalli, e sono, la collezione Pironi consta di 900 opere delle più diverse tipologie. Questi due dipinti sono sicuramente le opere più importanti e più preziose della nostra collezione, e quindi è un ringraziamento da parte vostra, ma anche da parte nostra, per il modo in cui è stato mirabilmente valorizzato. Grazie.